Ben ritrovati amici e amiche della libreria. Questa settimana tocchiamo un tema caro a molti di voi, la montagna, e ne parliamo attraverso quattro nuovi arrivi. Andiamo dalle Alpi alle Dolomiti e poi all'estero fino all'Himalaya attraverso documenti, immagini, ricordi di quattro grandi nomi che non saranno certo nuovi agli appassionati di montagna e di alpinismo. Cominciamo con la penna e l'obiettivo del giornalista e fotografo Herman Frass. Grande esperto delle cime italiane, pubblicò molti titoli sulle Alpi e sulle Dolomiti in particolare. In Le Alpi, storia di vette e di pionieri, ci accompagna nella storia dei primi pionieri che si cimentarono nella conquista delle più alte vette delle Alpi. Il libro è pubblicato da Atesia nel 1979. Comincia con una interessante storia geologica per poi inoltrarsi nei racconti, in qualche modo anche leggendari, delle conquiste delle cime più note, quindi il Monte Bianco, l'Adamello, il Cervino e così via. Da Horace Bénédict de Saussure a Joseph Pichler a Giovanni Cox. Altro nome celebre è quello di Vittorio Sella, grandissimo alpinista e fotografo italiano che portò a termine numerosissime ascensioni delle Alpi, nonché la prima traversata invernale del Monte Bianco. Dal Caucaso all'Himalaya è un libro per gli appassionati di montagna, ma anche molto interessante dal punto di vista, diciamo, etnografico e storico. Per darvi un contesto, siamo a fine 800, quindi un'epoca in cui c'era davvero un grande interesse per i viaggi a fini di ricerca e di conoscenza. E la fotografia era uno strumento fondamentale, anzi anche piuttosto raro ancora, ma fondamentale per documentare e diffondere le nuove esplorazioni. Vittorio Sella si formò in una famiglia di alpinisti ed esploratori, tra imprenditori, scienziati, tra strumenti di misura, ramponi e picozze. La stessa fotografia è una passione che in qualche modo è stata ereditata anche dal padre, che apprezzava appunto la fotografia come strumento, come diciamo scoperta scientifica e come mezzo di comunicazione. Vittorio Sella fu un fotografo davvero molto abile, le sue foto sono splendide, in bianco e nero ovviamente, e sono anche utilissime. Pensate che alcune sono state utilizzate per misurare la ritirata dei ghiacciai. Pensate anche ai chili che questa apparecchiatura comportava, prima in lastre e poi in pellicole, chili e chili di apparecchiatura da portare dietro di sé con dedizione sulle cime. Nella campagna del Caucaso il Sella si avventurò spesso in zone inesplorate e scalò diverse cime per la prima volta. Il libro che vi sto mostrando è edito dal Club Alpino Italiano, non a caso si potrebbe dire, visto che il Club Alpino Italiano reca, diciamo, ha un legame familiare con la famiglia Sella, visto che fu fondato dallo zio Quintino Sella. E restiamo su cime lontane con Il mio grande anno himalayano. Edito da Di Agostini nel 1984, l'autore è Reinhold Messner, diciamo che non ha bisogno di grandi presentazioni, grandissimo alpinista, grande innovatore dell'arrampicata libera e dell'alpinismo di alta quota, il primo al mondo a scalare tutte le 14 cime del pianeta che superano gli 8.000 metri di altezza sopra il livello del mare. In Il mio grande anno himalayano, Messner ci racconta alcune delle sue imprese, in particolare le tre escursioni sui 3-8.000 himalayani, più il tentativo fallito al Choyu, sul Choyu tra Nepal e Tibet. Dopo quest'estate di successi in tutte le Alpi e in Sud America, sono stato invitato, anche per mia meraviglia, da Herlikoff, un noto organizzatore capo spedizione tedesco, per la parete sul Tel Nanga Parbat. Ed ero subito entusiasta perché non si trattava della via
facile della via normale. Si trattava della via più difficile sul Nanga Parbat, sulla parete Rupal, che è poi la parete più alta del mondo, che erano 4.500 metri di dislivello puro, ed era per me il sogno alpinistico di allora, ed era la possibilità di uscire da quelle Alpi, le quali, secondo la mia sensazione, erano diventate troppo piccole per esprimermi e per trovare quello che cercavo, che era poi il mio limite. E concludiamo tornando in Italia sulle nostre Dolomiti, che se si parla di montagna non si possono non citare. Questa che vedete in mano è l'edizione 1982, edita da Cappelli, di I Monti Pallidi di Carl Felix Wolff, Carlo Felice Wolff, italianizzato. Non è un libro fotografico, ma è, diciamo, ve lo mostro perché è un classico della cultura dolomitica. Consigliato per chi vuole vivere la montagna anche nel suo folklore. Carlo Felice Wolff, infatti, raccolse già prima della Grande Guerra numerose saghe ladine che sarebbero altrimenti andate perdute, per mancanza, diciamo, delle persone che le avrebbero potute raccontare. Sono pagine cariche di leggende legate al paesaggio, in cui la fantasia popolare trova dei modi per spiegare aspetti della natura del territorio, storie in cui il paesaggio montano è elemento imprescindibile della narrazione. Questo era un assaggio dell'esposizione di questa settimana. Ricordo agli appassionati dell'argomento che altri libri vi aspettano presso la nostra libreria online, consultabile sul sito www.dimanoinmano.it. Io vi ringrazio per averci seguito, vi aspetto come sempre in libreria e vi do appuntamento al prossimo video.